Quella che voi vedete è una costruzione abusiva fatta sul parco di Veio, o per meglio dire sul quella parco, che si vede sullo sfondo qua. Esattamente, sul parco Volusia, che si trova all'interno sul parco di Veio, del parco di Veio. Perché questo parco, parco di 50 ettari, è un parco comunale, mentre il parco di Veio, che è di circa 15.000 ettari e prende tutta Roma Nord, è 9 paesi, esatto, compreso Roma, 9 cittadine. Esatto, è un parco di nuova impostazione, perché è un parco che tutela l'ambiente, ma tutela anche siti archeologici. Siti archeologici, quindi la presenza umana. Sette garanzie, sette diversi motivi di tutela. E quindi è una cosa molto importante. Nell'ambito di questo discorso c'è una costruzione abusiva, che è abusiva nel vero senso della parola, e che voi vedete qui nel filmato. Questa è stata costruita all'interno del Parco Volusia, all'interno poi, che si trova, come ho detto prima, all'interno del Parco di Veio, e in più è stata costruita sopra i reperti archeologici che sono stati trovati qui a suo tempo. Quindi è del tutto illegittima. Il fatto che sia stato, le costruzioni siano state arrivate a questo punto, fino a che pare che siano stati fermati, perché il progetto era completamente difforme, era altra cosa, anche se il progetto, lo ripetiamo, l'ho già detto altre volte, incredibilmente, impossibilmente, utopisticamente, ecco, era assolutamente improbabile. Era stato bloccato dalle guardie del Parco di Veio, perché la ditta costruttrice, che prima della costruzione deve convocare la conferenza dei servizi, in questa conferenza dei servizi non c'era nessuno. No, non aveva convocato il Parco di Veio. Certo. E la mancata convocazione inficia praticamente tutto. Esattamente. E quindi la mancata autorizzazione blocca completamente tutto. Questo per dire che in Italia le leggi si fanno, sono anche interessate, ma i guardiani che devono guardare e per tempo, bloccare per tempo, non ci sono mai. Proprio in questi giorni ho avuto il piacere di leggere un libretto molto interessante che si trova ancora in edicola, è dedicato al sacco dell'Irpinia, dove dimostra i miliardi che si sono mangiati questi signori dopo il terremoto, il famoso terremoto. E colgo l'occasione per dire che non solo si sono mangiati i soldi, non solo non li hanno restituiti, ne sono questi prevalentemente democristiani, sono quelli che comandano oggi con un altro nome, sono sempre la metamorfosi dei preti. Continua. Esatto. Iperrealista proprio. Esatto, sono sempre figli di preti e della Madonna, che mettiamoci questo. E questi qua non solo hanno fatto sta porcata, ma poi si sono inventati il caso del povero Enzo Tortora, che c'è pure morto, perché l'attenzione dell'opinione pubblica fosse sviata col concorso della Camorra, perché i giudici che hanno condannato Enzo Tortora erano tutti camorristi. E con tutta questa cosa hanno deviato l'attenzione del popolo coglione italiano, e questa è la situazione dell'Italia di oggi. La visione dell'immobile inesistente, che però, pure se abusivamente, è stato realizzato. Chiudo? Sì.